Apriamo il nostro telegiornale con la svolta sanità a Carpi. È stato infatti firmato questa mattina il protocollo tra Comune e ASL per la definizione delle sedi destinate a nuovi servizi sanitari. Nel giro di 2 anni e mezzo Carpi darà il benvenuto a 3 nuove strutture, la Casa della Salute, il Servizio di Medicina dello Sport e la Residenza Sanitaria Psichiatrica ad indirizzo intensivo. Dopo un anno di gestazione e di attesa è giunto il giorno della firma del protocollo d'intesa tra il Comune di Carpi e l'azienda USL sulle sedi destinate ad accogliere i nuovi servizi sanitari. La Casa della Salute sarà realizzata in Viale Peruzzi, tra l'attuale stazione delle Corriere e il parcheggio del cimitero urbano. Sull'area di proprietà comunale concessa a titolo gratuito per la durata di 50 anni sarà l'azienda sanitaria a realizzare l'opera per una spesa di quasi 4 milioni di euro. L'inizio dei lavori è previsto nel 2017 per concludersi poi a marzo 2019. All'interno della Casa della Salute sono previsti, con un'apertura 24 ore su 24, ambulatori specialistici, medicina generale, pediatria di base, consultorio, centro prelievi, il centro medici di famiglia e l'ambulatorio per la guardia medica. La nuova sede del servizio di medicina dello sport invece sarà collocata nel nuovo impianto di Piazzale delle Piscine, inaugurato a settembre 2015. Infine, per la nuova residenza sanitaria psichiatrica, il progetto prevede l'ampliamento del piano terra della palazzina attualmente sede del centro di salute mentale. L'opera sarà finanziata dall'USL per 1 milione di euro e i lavori dovrebbero concludersi entro il 2018. La nuova struttura, che avrà un percorso di sperimentazione di 24 mesi, sarà in grado di ospitare una decina di posti per il trattamento intensivo e di 5 letti per i pazienti bisognosi di diagnosi e cura, sempre a trattamento intensivo.